Ciao amici, benvenuti sul mio canale. Oggi abbiamo fatto un bel giro. Siamo andati a Cisalfa, a Ipercop, a Teti, a Exo. Spero di essere molto breve, cerco di essere molto breve perché ci sono parecchie cose da far vedere. Allora, da Teti abbiamo preso un giocattolino Giuseppe, abbiamo pagato 10 euro, vabbè, non ne parliamo. Ha preso lui. Poi ho preso questa scatolina in latta che mi serve per mettere i pennelli e pennelli per le unghie, per i semi permanenti, gel, acrigel e quindi li metto in questo contenitore che comunque è bello capiente. Questo l'abbiamo pagato 3 euro, non so se riuscite a vedere. 3 euro. Poi abbiamo preso questi bustoni per l'immondizia, sono 10 pezzi da 130 litri. Ne abbiamo presi due. Allora, uno è costato 4 euro. C'è scritto il prezzo. 4 euro. Ne abbiamo presi due. Poi, sempre da Teddy, ho preso questo multiuso, insomma, ci potete fare quello che volete, bagno, vetri, insomma. La profumazione è buonissima, è limone, però non è proprio limone agrumi, arancio, insomma, è una bellissima profumazione. L'abbiamo pagato 2 euro. L'abbiamo pagato. Poi abbiamo preso una lattina di Coca-Cola che abbiamo già bevuto. E quindi in totale è venuta a costare tutta questa spesa 24 e 25 euro. 24 euro e 25 centesimi da Teti. Poi siamo andati all'Ipercop. E all'Ipercop l'abbiamo preso. Proviamo lo scontrino. Questo è lo scontrino dell'Ipercop. Allora abbiamo preso, iniziamo da qua. Una felpa, non so se si vede. Da uomo con il cappuccio, una blu, non so se si vede, una blu e l'altra nera, uguale nera da uomo. Queste le abbiamo pagate 26,99. 26,99 e 26,99 dall'Ipercop. Poi sempre dall'Ipercop ho preso il finish per la lavastoviglie, sono 48 capsule. Il finish l'abbiamo pagato 10 euro. Speriamo che buono, è la prima volta che prendo questo della finish. Ultimate Plus, pulizia, brillantezza intensa. 48 capsule al limone. Azione sgrassante contro lo sporco bruciato. Speriamo che mi trovo bene. Poi abbiamo preso la Morbidente Coop. Questo è profumazione fruttato ai frutti, alla mora, alla fragola. È buono. Tanto ne ho provate diversi di ammorbidenti, ma proprio una marea, tutti li ho provati.
Però dopo che si sono asciugate le robe, quando le esco dalla lavatrice sono profumatissime, quando le stendo sono profumatissime. Ma una volta che si asciugano poi non sento più niente. Quindi alla fine ho detto, beh, prendo quello del Leaf, coppo, almeno comunque mi rimangono più soffici, più morbidi. Ma per quanto riguarda la profumazione ormai non ci spero più. Questo qui l'abbiamo preso di questo colore fruttato e frullato, fruttato, e poi ho preso questa profumazione Mediterraneo. C'è limone, è buono questo anche, buonissimo, sono tutti e due buoni. Io preferisco questo, preferisco più profumazioni più fresche, però anche questo è buono. Queste qui le abbiamo pagati ammorbidente, ammorbidente, 1,85 euro al pezzo. 1,85 euro al pezzo. Poi ho preso sempre da l'Ipercop la candeggina a pastiglie. Non so se voi la conoscete. Vediamo che l'apro. Ci sono le pastiglie dentro. Ogni volta che faccio la lavatrice, prendo una pastiglia, la metto nel cestello che la metto, che quella liquida mi stava facendo danni alle rube, mi sta facendo. E quindi sono passata a queste pastiglie. Questa l'abbiamo pagata 1,85 euro, sono 30 lavatrici in pratica. Poi ho preso questa torta della Cameo Margherita, buonissima, l'ho presa anche altre volte, costava 3,49 euro. Buona, buona, buona. Poi abbiamo preso, che stavano in offerta anche, questi qua, i succhi della Yoga. Sono 12 brick, gusto ace. Questi stavano in offerta e costavano 3,99 euro. 12 brick. Ipercop abbiamo finito tutta questa spesa, ora vi dico quanto abbiamo pagato. 78,40 euro. Ora facciamo lo svuota spesa di Action, va? Passiamo a Action. Allora, da Action ho preso questo pigiamino per Giuseppe, questa è la maglia, è in pile, morbidissima, troppo bella. Questa è la maglia e questo è il pantalone uguale. €8 questo pigiamino. E poi c'era anche quest'altro pigiamino, un'altra colorazione, sempre inerente al Natale, blu, e questo è il pantalone. Ho pagato i pigiamini 8 euro l'una, quindi 16 euro. Poi siamo andati a Cisalfa. Da Cisalfa ho preso questa tutina della Puma, è invernale, tutta felpata da dentro. La felpa è bella di quelle doppie, non quelle sottili. Questo è il pantalone. E questa è la felpa.
dietro non c'è nessuna scritta. Insomma, questa tuta l'abbiamo pagata 33 euro. Allora, questo penso di non aver dimenticato nulla, spero, no, non c'è più niente. Questa è tutta la nostra spesa di oggi. Se vi è piaciuta, lasciatemi un like, commentatemi, iscrivetevi al canale, mi fa piacere. Noi ci vediamo al prossimo video. Buonanotte, perché qui è notte. Ciao!